Ciao a tutti, sono quasi a Roma, anche se non era previsto, però sono quasi arrivata. E oggi ho deciso di fare una tappa lunga di 90 km, giusto perché sono riposata, e perché vabbè, volevo arrivare a Roma oggi. Quindi vi racconto più o meno come sono andati questi 14 giorni di pedalate. Allora, il primo giorno mi ricordo che ero emozionata perché cioè, è stato strano partire così senza tornare indietro, quindi per me era la prima volta. Poi il secondo giorno invece avevo l'emozione dei paesaggi nuovi perché stavo iniziando ad uscire cioè ad andare fuori dal Piemonte e quindi c'era la novità. Poi invece il terzo giorno mi ricordo che ho iniziato a capire l'importanza delle relazioni umane perché per strada non c'era nessuno e quindi qualsiasi essere vivente che si incrociava, ho iniziato a scambiare insomma delle chiacchiere, ma tanto ho incontrato solo animali, quindi non ero ancora a livello di parlo con gli animali ancora. E poi cos'era il terzo giorno? Vabbè, sono arrivata da mia zia, quindi ero contenta perché finalmente c'era qualcuno di conosciuto. E poi sono stata lì, ho fatto un giorno di pausa, dopodiché sono andata da un'altra mia zia, quindi ho fatto la quarta tappa che era la mini tappa, e poi sono rimasta lì altri 2 giorni. Dopodiché sono ripartita senza tappe intermedie, nel senso ho iniziato a pedalare e basta. Allora, diciamo che il primo pezzo, quando ancora ero in Piemonte, è stato molto desolato, nel senso che ho seguito la ciclovia del Po e non c'era appunto nessuno. E poi verso da Pavia ho iniziato a incontrare qualcuno, però pochissime persone. Ora, fino a qui a Roma ho incontrato ciclisti, ma pochissimi. E ho incontrato più pellegrini a piedi. Nel frattempo io ho la luce dietro che mi illumina. Sembro con l'aureola forse. E quindi ho incontrato pellegrini a piedi, non tantissimi comunque, con cui mi sono trovata benissimo e con cui è stato piacevole socializzare. Quindi praticamente sono stata sempre in compagnia tra pellegrini e gente a caso con cui ho parlato quotidianamente. Ho fatto solo 2 pranzi, cioè gli ultimi, da sola. Quindi direi che la compagnia non mi è mancata. E poi in questi giorni non mi sono mai sentita sola, cosa assurda. E ieri sera ho realizzato che avevo percorso un bel po' di strada e che seriamente ero partita in bici. Quindi al 13° giorno ho realizzato che fossi in viaggio. E anche adesso non è che tanto l'ho realizzato. E poi negli ultimi giorni ho fatto tantissime salite, quindi tutta la parte della Toscana è stata tutta salite e discese, come avrete visto dai miei video. E adesso dopo Roma andrò al mare e non so, la Calabria la vedo male. E poi
niente, quindi con tutte queste salite alla fine ho fatto un allenamento che non avevo previsto, ma vabbè, mi sono abituata, a un certo punto andavo per inerzia. E niente, ormai appunto ho pedalato sotto il sole, tra salite e discese, e dopo un po' diciamo che uno ci fa l'abitudine e non si lamenta più di tanto. Poi un'altra cosa, che per arrivare fin qui ho fatto tanto lavoro mentale, nel senso che ad esempio sul passo della Cisa mi veniva da piangere perché ero disperata nella salita. Era tardi, dovevo arrivare a Berceto, ma mi mancavano tantissimi chilometri di salita. Però non so da dove ho tirato fuori le energie, ce l'ho fatta. Poi, dopo aver fatto il passo della Cisa, effettivamente mi sembrava di poter fare tutte le salite possibili e immaginabili. E quindi il fatto di aver superato quel limite che credevo di avere, in realtà mi ha aiutato dopo nel fare tante altre salite più semplici, perché sapevo di poterlo fare. Quindi diciamo che mi ha sbloccato un meccanismo mentale, ecco. Spero che di riuscire a fare tutte quelle che ci saranno, che mi ritroverò davanti, però vedremo. Niente, detto ciò, spero di arrivare prima che faccia buio. Come ogni sera arrivo sempre a